montagna, sotto una pietra. Là sono nato. Tanto non c'era come perché, mola mala. Perché la vita era in montagna, era quindi vita, si faceva anche. Era un paese, era un paese in montagna. Una mattina del 75-74, e mia moglie si affaccia, c'era un piccolo rifugio per il ricovero, è uscita fuori e ha visto quattro lupi che camminavano in mezzo alla strada, qui, in questa piana, a 200 metri da me. Allora ha detto: prendi il ribotto, ma io non l'ho preso, però ho già sparato solo in alto. Diceva il nonno, sono tre cose che tu non devi stare mai tranquillo. Il lupo, il ladro e le guardie. Sono tre cose che possono dormire pure un anno, due anni. Che tu non senti niente. Non manda l'altro da sentire. Quello c'è... La donna doveva partire obbligatoriamente. Pioveva, fioccava, grandine, doveva partire. Sotto acqua, sotto al vento. Quasi quasi era più faticoso il lavoro della donna che quello dell'uomo. Sì, 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 sì. Io mi tengo l'esperienza, appunto 8 giorni fa ho visto due lupi che mi hanno venuto a trovare. Uno che ha fatto quella pioggia forte, io mi ero scambato, c'era una pianta, mi ero messo sotto una pianta, ora giustia sotto una collina, perché... mentre chi era sotto una pianta, vedo i cani che partono a razza, dico, ma sti cani che ne è da fare, non sapere niente. Allora c'era una collina, era poi che era sta vallata qua, io sono sceso da sta vallata qua e stia facendo l'autosso, e stia essendo la coppa, era poi i cani l'hanno visto, erano due, per esempio se non tenivo i cani buoni, veramente professionale, da qui non c'era arrivato, un tempo combattia, non aiutava, perché qui un po' maggiormente, un lupo è furbo, un lupo te ne ha forbizia, o non c'è roba boschiva, torno duro, o un tempo combatti, da tanto si presenta, perché sa, dice, ma non mi combatte nessuno. Più cammini, più vuoi camminare, ci sai e ci vuoi sapere.